Il incontro di oggi è strutturato proprio per raccontarvi il mondo della fotografia, ma non solo, perché capiremo come si costruisce proprio una focalizzazione anche sul servizio dedicato alla moda. Quindi un mondo che si porta con sé delle professionalità che adesso vi presento e che loro si racconteranno. E spero che da parte vostra la partecipazione sia anche attiva per sollecitarli, no? I professionisti vanno sollecitati. Poi per le domande cattive ci penso io, abbiamo già discusso i limiti. Per cui vi presento chi si occupa della parte fotografica del servizio di moda, che è Michi Genchi, che ogni tanto, e mica ogni tanto, spesso vedo postare foto su Vogue. Debbie Jones, che, cosa dico, fa trucco? Trucca le modelle, dai, faccio quello che non sa nulla, ma non so che cos'è una nuova eccetera. Trucca, e Iana Costigliera, giusto? Che si preoccupa di vestirle. Diciamo così. Io mi taccio e cedo la parola. Provengo da Bari e diciamo prima di intraprendere questa carriera da fotografo ho studiato lettere, mi sono laureato e ho fatto anche un'esperienza diciamo nel mondo del cinema indipendente. Perché diciamo, mi sono diplomato all'Accademia del Cinema della mia città e qui ho avuto modo diciamo, di conoscere meglio il cinema e anche la fotografia. Con il tempo ho iniziato a capire che quello che mi interessava era raccontare le mie storie attraverso le immagini. E quindi ho deciso di intraprendere diciamo, un percorso formativo proprio, proprio sulla fotografia. Quindi la mia decisione è di trasferirmi a Milano e qui ho studiato a un'accademia di Milano abbastanza conosciuta che è la Caverdas. Dopodiché ho vinto una borsa di studio a NABA e ho continuato diciamo, il mio percorso formativo. Nel frattempo volevo mettere alla prova quello che stavo imparando, ho iniziato a chiedere a delle agenzie di modelle, delle modelle per dei test. Così è iniziata diciamo, la mia avventura in questo mondo e è diventata pian piano una professione perché alle agenzie piaceva come scattavo e quindi mi hanno dato poi la possibilità di volta in volta di lavorare con loro. Il tema di oggi è la fotografia editoriale. Diciamo che la fotografia editoriale è il tipo di fotografia che permette diciamo, al fotografo di esprimersi meglio, diciamo, di esprimere la propria creatività. Cos'è la moda? La moda è diciamo, la possibilità di lanciare nuove idee, di offrire una propria visione di quello che sarà. Okay. Quando a un fotografo viene chiesto di fare un servizio editoriale, gli viene chiesta appunto una propria interpretazione su quello che saranno le tendenze a venire. Il fotografo di moda diciamo, collabora con varie figure professionali molto importanti e qui vi ho portato appunto due esempi. La stylist e la makeup artist. Se volete vi offro la possibilità di, insomma, di spiegare un po' il vostro ruolo.
Ciao a tutti, mi sentite? Mi chiamo Iana e faccio una fashion designer e ogni tanto seguo alcuni progetti come stylist. Ho cominciato a disegnare i vestiti da quando ero piccola, quando avevo 10-11 anni, sapevo sempre che questa sarà la mia futura professione. Ho studiato fashion design a San Pietroburgo, dove sono nata, e dopo ero fortunata di vincere una borsa di studio alla NABA e così sono venuta qua a Milano. L'ultimo anno di università ho cominciato a lavorare come fashion designer, ma capivo sempre l'importanza di professione di stylist, perché la moda di oggi si gira tutto intorno a styling, perché non è più la creazione delle nuove forme, delle nuove proporzioni, è tutto il mix di diversi vestiti che esistono già da decenni. E quindi il lavoro di stylist mi aiuta anche nel mio mestiere di fashion designer. Quindi cosa fa lo stylist? Lo stylist è una figura che deve creare in mente un'immagine dove c'è tutto, la modella, i vestiti, il trucco, la luce, non lo so, il location, tutto, e poi comunicare questa immagine tramite il mood board al fotografo e altri membri di team. Ho portato un paio di esempi di mood board, se possiamo farli vedere. Quindi praticamente questo è un mood board, c'è la selezione delle immagini che esprimono le idee. In questo caso l'idea è stata un shooting ispirato al bicchiere di cristallo, e vediamo appunto questa immagine qua, e quindi qua vediamo già qualche spunto per il trucco, per non lo so, per l'espressione delle modelle, per la luce. Poi c'è un altro esempio. Questo è un secondo esempio di un mood board. Qua l'ispirazione è partita dal mondo di punk, e quindi vedendo già queste immagini si può capire il risultato finale del progetto che abbiamo fatto appunto 3 giorni fa, e che penso che dopo vediamo anche il risultato. Sì, sì, se, vabbè, sarebbe la foto della locandina. Sì, sì. Ok. Non si può collegare al sito dell'università. No, non è stato aggiornato. Intanto vado avanti. Sì. Quindi dopo che è presentato il mood board e a tutti i membri di team piace l'idea e tutti sono d'accordo di fare il progetto, lo stylist... Mi sentite? Sì. Lo stylist deve correre in giro per tutta la città a prestare i vestiti dai stilisti, dai showroom, scegliere accessori e quindi prendere più vestiti possibile per dopo avere la possibilità di scegliere e di creare look, cioè diciamo avere qualcosa in più. E quindi il lavoro di stylist è anche un lavoro pesante, perché comprende anche di portare in giro le valigie pesantissime. Le cose. Di forza. Sì, è un lavoro di forza. Poi passo la parola alla nostra make-up artist. Ciao, mi si sente anche un po' troppo, io ho una voce piuttosto alta. Io sono Debbie, in realtà Debbie Jones è un nome d'arte, il mio vero nome è Barbara Nicodemi, ma nessuno mi conosce come Barbara Nicodemi.
Faccio la make-up artist da 23 anni, quasi 24, e è un lavoro che dà la possibilità di poter collaborare con diverse figure che fanno parte sia del mondo della moda che del mondo dello spettacolo, della televisione, del teatro, quindi il mio è sicuramente un lavoro che offre molte opportunità e dà la possibilità di confrontarsi con molte realtà, una diversa dall'altra, quindi sicuramente molto stimolante. Per quanto riguarda invece la moda e la fotografia editoriale, ovviamente, come vi diceva Iana, si parte in ogni caso da un'idea del fotografo e da un mood board che viene inviato da parte della stylist alla make-up artist e sulla base di un'idea si costruisce poi tutto il resto del progetto. E così come la stylist ricerca abiti, accessori e quant'altro, al tempo stesso anche la make-up artist si occupa di procurare tutta una serie di materiali, spesso anche molto alternativi, per poter comunque sviluppare questo tipo di mood board e di progetto, a volte anche sopra le righe. Io sostanzialmente collaboro con Niki da 2 anni, giusto? Sì. Da 2 anni. Iana l'ho conosciuta da poco, ma è già comunque una parte integrante attiva del nostro team, e quello che rende speciale il nostro lavoro e il risultato finale delle nostre foto è sicuramente un lavoro di squadra, un lavoro in cui si uniscono le forze, le idee, le esperienze, dove a volte magari in modo anche simpatico un po' ci si scontra, ma è sicuramente un confronto costruttivo, e il risultato finale poi è sicuramente molto, molto interessante, ed è quello che poi cancella quelli che sono i sacrifici e eventualmente magari la stanchezza e gli screzi che ne possono derivare a volte. E penso che poi il grosso del lavoro lo facciano sicuramente il fotografo e la stylist. Poi diciamo che il lavoro della make-up artist è sicuramente completa e deve essere un lavoro fatto bene da tutta quanta la squadra, perché un trucco fatto male potrebbe distruggere un ottimo outfit e un bravo fotografo, e viceversa, delle luci magari utilizzate in modo sbagliato potrebbero rovinare magari un bello styling, un bel trucco. A noi non succede, ecco. Il discorso del fotografo professionista perché? Perché paga le tasse, ecco, e perché diciamo può diciamo garantire al cliente una serietà e una professionalità che magari il fotografo principiante, amatore o studente ancora magari non possiede. Però voglio dire, chiunque si può aprire una partita IVA, non ci vuole niente, cioè non è questo il punto. Il punto è il percorso culturale che ognuno di noi compie nel corso del proprio percorso di iter formativo, ok? Perché tutto quello che hai studiato, assimilato, dopodiché io credo che in qualche maniera fuoriesca. Io penso che non esista nulla di più trasparente di una fotografia, perché anche ad esempio fotografare una donna, una modella, no? Secondo me dichiara apertamente il modo in cui tu vedi quella persona. Per questo non so se vi è capitato mai di vedere fotografie di sedicenti fotografi
dove ci sono delle ragazze che vorrebbero essere modelle ma non hanno nulla, diciamo, della conformazione fisica e estetica di una modella, con delle pose raccapriccianti, oscene, con uno styling, ora mi ammazzerai, no? Cioè, nel senso che chiamarlo styling è ridicolo. Con un make-up brutto, bruttissimo, bruttissimo. Quindi diciamo non è... Perché non le trucco io. Non è tanto la partita IVA appunto che ti fa fare questo, secondo me, cioè crea questa differenza a livello di qualità dell'immagine, no? Ma è il percorso culturale che ognuno di noi compie. Ci sono anche tantissimi fotografi che ho avuto modo, insomma, di conoscere, non personalmente ma vedendo le loro fotografie, che hanno anche iniziato molto molto tardi a fotografare, ma per una serie di cose riescono a tirar fuori dei lavori molto molto interessanti. Ecco, è importante per chi ha questa, diciamo, passione, questo interesse, mantenere la mente molto aperta, seguire, andare a vedere mostre e avere come dei riferimenti estetici, quelli giusti, diciamo, e non quelli sbagliati. Come si fa a riconoscere qual è il riferimento giusto e quello sbagliato? Non è facile, ci vuole tanto allenamento, ci vuole cultura. E secondo me, appunto, è una cosa che comunque qualcuno può migliorare. Si può benissimo allenare sfogliando le migliori riviste o tenendosi informati su ciò che avviene nel mondo dell'arte, nel mondo della moda, guardare i fotografi che hanno segnato la storia della fotografia e non solo di moda, parlo in genere, perché anche questa, diciamo, questa separazione che c'è tra i generi di fotografia, io non è che sono poi così tanto convinto, cioè nel senso che secondo me un buon fotografo non sa fotografare solo la moda, ma un buon fotografo sa dare un bello sguardo su tutto, diciamo. Poi ovviamente c'è chi si specializza su, che ne so, gli interni piuttosto che sugli still life, piuttosto che sulla moda o, che ne so, matrimoni, però diciamo non è che un fotografo di moda magari non è in grado di fare fotografia di paesaggio se appunto è un valido fotografo. Allora, ci possono essere vari, tantissimi committenti, ci può essere, allora, innanzitutto bisogna distinguere la fotografia editoriale dalla fotografia pubblicitaria, che sono due cose totalmente diverse. La fotografia pubblicitaria appunto ha per scopo quello di pubblicizzare, reclamizzare un prodotto, che possa essere la collana, che può essere l'orologio, che può essere qualsiasi cosa. Un'altra cosa è la fotografia editoriale, dove appunto viene chiesto di al fotografo di offrire una propria visione su quello che sarà la moda futura, e quindi viene commissionato per costruire una fashion story. Cos'è una fashion story? In un magazine ci possono essere 3 o 4 pagine o anche più, se sei molto fortunato, se sei molto importante, dedicate ad un tema. Il fotografo, insieme ovviamente alla stylist, deve offrire una propria interpretazione
su questo tema, una propria visione su come sarà la moda, anticipare i tempi in qualche modo. Ecco perché tante volte ciò che, i vestiti che vediamo durante le sfilate o nei magazine è difficile diciamo trovarli addosso a delle persone tutti i giorni, no? Eppure non è proprio così. C'è sempre qualcosa di questi vestiti che noi poi ritroveremo nell'abbigliamento che indosseremo nel futuro. No, assolutamente. Gli stilisti fanno appunto una collezione di vestiti e poi la stylist, a seconda appunto di quello che vuole esprimere, sceglie quale, se appunto utilizzare l'abbigliamento, che ne so, di Valentino piuttosto che di Dolce & Gabbana, piuttosto che di Square, non so, sceglie in base al mood. Che cos'è il mood? È il tema appunto su cui si va a lavorare, a creare una fashion story, appunto, una storia di moda che è molto diversa tra l'altro da quella del cinema, cioè è molto meno didascalica rispetto a quello che osserviamo nel cinema. Però posso dire, sì, certo, che come io lavoro non solo come stylist ma come fashion designer, lei ha ragione che anche i fashion designer loro tirano dopo ispirazione da editoriali che vedono nelle riviste o online, perché per dire, se tutti i stylist migliori a questo momento scelgono, non lo so, i pantaloni a zampa, che vuol dire che la prossima stagione conviene utilizzare questa forma nella collezione, e quindi editoriali è un tantissimo, si usano tantissimo come il riferimento per i fashion designer anche. Il photo editor della rivista seleziona poi le immagini e approva appunto o meno l'immagine sulla rivista. Ci sono delle figure come la stylist, come il fotografo, esiste la figura del photo editor, ovvero colui che seleziona le immagini e che appunto dice, anche ad esempio durante uno shooting fotografico, se si fanno ad esempio 50 immagini, il photo editor insieme al fotografo ha il compito di selezionare quelle che saranno pubblicate sulla rivista. Non è che su 50 immagini che vengono scattate vengono pubblicate tutte 50, anche perché molte volte sono piccole varianti della stessa posa e che poi appunto viste a monitor appunto si seleziona appunto quella più funzionale e riuscita meglio. Sì, ma a conclusione di quella che è poi la risposta fornita da Nicky e da Iana, io, oltre ad essere una make-up artist, sono anche la responsabile make-up di un brand cosmetico che produce cosmetica termale per 27 stati di tutto il mondo, e siamo quelli che producono il 70% del make-up della grande profumeria, quindi stiamo parlando di case molto importanti, tra cui Chanel, Dior ed Estée Lauder. E noi siamo quelli che producono fino a un certo punto, dopodiché loro modificano un po' le nostre basi. Questo ve lo dico perché solitamente la moda, così come l'industria cosmetica, si muove indicativamente con 2 anni d'anticipo. 2 anni fa noi abbiamo messo sul mercato la nostra linea cosmetica di make-up con dei colori particolarmente delicati e un po' sopra le righe rispetto a quello che era la tendenza di 2 anni/3 anni fa. Perché? Perché 2 anni fa, 3 anni fa c'erano tutte queste palettine di colori dedicate allo smoky, quindi nero, grigio, bianco, marrone, beige e panna. Siamo arrivati noi con dei colori pastello, con
un ombretto tinta zucca, un ombretto testa di moro e un grigio metallizzato con una punta di indaco all'interno. Chiaramente il nostro make-up all'inizio non era stato capito, adesso nel settore delle erboristerie, delle farmacie, diciamo nell'ambito dei prodotti naturali è in lista praticamente a tutte le vendite e abbiamo concluso con insomma diverse migliaia di euro solo con il make-up. Perché? Perché ci stiamo avvicinando agli anni 80. Ci stiamo avvicinando agli anni 80 e quindi abbiamo pensato di uscire in anticipo rispetto a tutti gli altri brand e iniziare a produrre noi i nuovi colori pastello, le nuove tendenze. Ovviamente vengono capite adesso, ma devo dire che vengono anche molto apprezzate. E solitamente, se voi fate caso un po' a quella che è la moda all'interno dei negozi, vi renderete conto che c'è un richiamo comunque agli anni 80, agli anni 90 e ovviamente dobbiamo essere in anticipo su tutto. Ecco perché anche Niki e Iana vi spiegavano come ci si deve muovere in anticipo. Ci si muove in anticipo nella fotografia, nello styling, nel make-up, in tutte quelle che saranno le future tendenze e l'uno non esclude l'altro. Allora, la fotografia in pellicola sì, è ancora utilizzata, ma molto molto meno rispetto a prima, perché il digitale ti offre una velocità e una elasticità che la fotografia analogica non ti consente con i ritmi di oggi. Vuoi che faccio un pro e un contro della fotografia analogica e di quella digitale? Io penso che le fotografie analogiche abbiano un qualcosa di, diciamo, di più vivo rispetto alle fotografie digitali, perché forse è proprio la materia dalle quali sono composti i sali d'argento che danno proprio più intensità, più spessore all'immagine. Oggi la fotografia digitale sta facendo dei passi enormi, cioè nel senso che sempre più riesce sta eguagliando quella analogica. Io però sono del parere che appunto tra un po' verrà totalmente dimenticata la fotografia analogica, purtroppo. A parte forse i fotografi ritrattisti che fotografano con il banco ottico o i fotografi ad esempio fotografi d'arte che fanno ad esempio dei tipi di fotografia tipo di paesaggio che hanno bisogno appunto di una risoluzione enorme. A parte queste categorie qui e a parte i nostalgici, nel mondo professionale la vedo ormai è una macchina, diciamo, fotografica che utilizza, diciamo, il sistema della camera oscura, no? Quindi è tutto meccanico, è un rettangolo, diciamo così, enorme, con delle lastre. E il fotografo, diciamo, guarda in questa lastra il soggetto capovolto. E niente, ha una risoluzione, diciamo, pari appunto alla dimensione della lastra che utilizza. Quindi ci sono vari formati di banco ottico, appunto come esistono anche vari tipi di fotocamere che possono essere da 35 mm o il medio formato, appunto, e tutto dipende appunto dalla dimensione della pellicola. Il banco ottico è grande formato e quindi ha risoluzione molto più elevata rispetto a un 35 mm
o un medio formato, e poi c'è la possibilità appunto di basculaggio e di decentramento, che appunto riesce appunto anche a fare fotografie di paesaggio o di architettura senza magari deformare le linee cadenti, perché appunto con il sistema di basculaggio e decentramento tu riesci a spostare l'asse e quindi ad addrizzare tutte le linee già dentro alla macchina. C'è tanto lavoro perché, come vi abbiamo detto prima, appunto si parte da un'idea, come sempre, poi appunto c'è la stylist che ha fatto tutta una serie di ricerche sul punk, ha creato un mood board, che è quel file che vi ho mostrato prima, con degli spunti creativi, dopodiché ci confrontiamo e appunto decidiamo come appunto renderla nostra, perché ovviamente quelle immagini che avete visto prima sul mood board non è che uno ricopia quello che ha messo lì, quelle sono immagini prese da una ricerca, no? Dopodiché che servono proprio come ispirazione, come idea. Dopodiché subentra un altro processo, che è quello appunto di rendere propria quell'immagine, personalizzarla in una certa maniera. Quindi sì, ci è voluto del tempo per tutti per fare appunto ricerche, confrontarci, e poi il tempo ovviamente di preparazione della modella al trucco e il tempo dello scatto, ovviamente. E un'altra figura appunto fondamentale quando si lavora è appunto la modella, no? O il modello, perché appunto è come dire l'attore nel cinema, no? Se tu non hai un volto che rende, che come si dice buca lo schermo, non ottieni nulla. Quindi anche un buon fotografo, una buona stylist, una buona make-up artist, ma se non c'è appunto il soggetto che regge la fotografia, tutto questo è inutile, appunto. C'è la tecnica fotografica è importante per un professionista, perché è ovviamente inconcepibile che un fotografo professionista non sappia quale luce utilizzare, però non è la cosa più importante, assolutamente. La cosa più importante è il proprio modo di vedere le cose, è come vivi tu quella determinata cosa, che poi può piacere o non può piacere, perché il mondo è bello perché è vario, cioè non esistono, penso, fotografi che piacciono a tutti o fotografi che non piacciono a nessuno, però è importante che sei diverso magari dagli altri, che offri una tua interpretazione. Un proprio stile personale, come dicevo lì. Questo già è un grande passo avanti, perché sembra una sciocchezza, ma è veramente difficile, penso, farsi distinguere dagli altri, perché viviamo in un'epoca dove siamo veramente sovraffollati di immagini, bombardati di immagini di ogni tipo, e anche c'è tanta gente che non capisce nulla di fotografia e che comunque pensa di essere un esperto, dà giudizi su come fare, cosa fare. Ad esempio, cioè, quello che mi fa più ridere di tutti sono i forum tipo di Canon o di Nikon, cioè proprio è un festival di cliché dell'immagine. Fotografie del tramonto, fotografie. Allora, se tu vuoi iniziare
diciamo, a lavorare come a far distinguere in qualche maniera, hai bisogno di raccontare le cose che appartengono a te nel modo in cui le vivi tu. Se tu riuscirai a essere sincera, a fare un'immagine che comunque in qualche maniera colpisce con un'estetica particolare, tutto, sono convinto che avrai molto più possibilità di altri colleghi di farti notare. Il lavoro del fotografo è molto difficile, nel senso che comunque c'è tanta concorrenza, i clienti molte volte se ne approfittano proprio perché è un lavoro che si fa con il cuore, no? E quindi molte volte dicono tu fai una cosa figa, fa bene a te che te lo metti nel... Avete visto mai i video di, scusate la parola, cioè, coglione no, su YouTube? No? Sì. Ah sì? Ok, rende bene l'idea dei lavori creativi. Cioè, quando qualcuno fa un lavoro bello, in automatico il cliente si sente autorizzato quasi a chiederti il lavoro o gratis o sottopagato, perché tanto stai facendo qualcosa di bello che vuoi fare e che faresti indipendentemente tu per i conti tuoi, anche se non ti pagassero. Quindi non è semplice, perché questa gente ce n'è tantissima. E poi devi saper scegliere appunto se, fare un lavoro tra virgolette sottopagato, perché grazie no, ma sottopagato ti può aiutare a crescere oppure no. Se non ti può aiutare a crescere, secondo me conviene comunque rifiutare il lavoro. Se invece pensi che questo lavoro possa aiutare la tua carriera, in quel caso ci devi pensare bene, anche perché il fotografo ha un ritorno e il ritorno è il materiale che produce. Conta molto di più, si chiama portfolio, ok? Il portfolio per un fotografo è la cosa più importante del curriculum, più importante del... è proprio il suo bigliettino da visita, diciamo, ok? Se tu non ti costruisci un solido portfolio, è molto, molto difficile che tu possa lavorare. E... possiamo dire, estendere ovviamente la domanda anche a loro, no? Sì. Stylist, prego. Ma soprattutto secondo me bisogna lavorare tanto, perché come in ogni mestiere l'esperienza in questo caso è tutto, anche come ha detto giustamente Nicchia, bisogna avere la sua propria visione della moda e creare il suo proprio portfolio. Poi secondo me la cosa importantissima è qualsiasi lavoro che uno fa deve essere fatto con l'amore, altrimenti il lavoro non viene mai fatto bene. E poi in caso di stylist la cosa importantissima sono i contatti e conquistare la fiducia di persone con chi lavori, come per esempio con l'ufficio stampa che ti prestano i vestiti, con i designer ed eccetera. Quindi avere tanta esperienza, amare quello che fai e basta, penso. Questo è un tasto dolente per la Debbie. Andiamo un po' indietro con gli anni. Io in realtà ne ho 20, però lavoro da 23. E detto questo, no, in realtà negli anni 80, negli anni 90 c'era un concetto diverso, nel senso che
l'esperienza, il fatto di essere magari alle prime armi, doversi costruire un portfolio, un'immagine, un personaggio, veniva comunque in ogni caso richiesto e retribuito. Quindi la truccatrice, il parrucchiere che si erano magari appena diplomati in accademia venivano chiamati per partecipare a una serie di stage piuttosto che di collaborazioni di vario genere, sia in Mediaset che per la moda che per i teatri, ma lo stage comunque veniva sempre comunque pagato, c'era un rimborso spese, spesso erano le aziende, i clienti stessi comunque a mettere a disposizione il loro materiale. Adesso purtroppo è un po' cambiata questa cosa, ci si nasconde un po' dietro un dito, è diventato facile dire sai io mi devo fare pubblicità, visto che te la devi fare anche tu, allora facciamo un bel TF, tu lavori gratis, io lavoro gratis e siamo a posto. Sostanzialmente io non sono molto d'accordo con questo, perché comunque pensate a un medico o comunque qualunque altra persona, un ragioniere, un muratore, chiunque, tutte quelle persone che compiono un percorso, fanno comunque un percorso di studi, di esperienze formative, se poi vorrebbero mai andare a lavorare gratis, perché così il nome, la fama cresce. Io purtroppo ho provato ad andare all'Estelunga a dire salve, vorrei un chilo di mele ma non le pago, perché poi non si preoccupi, la vitamina a me fa bene, poi esco con la sua busta e le faccio pubblicità, dico vieni alla CRA, cioè, si può dire CRAI o Estelunga, qualunque cosa. Cioè, non è che io poi vado a fare pubblicità alla CRAI perché mi hanno regalato le mele gratis, io vado, le pago, e stessa cosa se devo contattare all'epoca, perché ormai non mi serve più, essendo comunque non proprio giovanissima, però io sostanzialmente chiamavo un fotografo, gli dicevo guarda, io ho in mente questa cosa, devo fare questo progetto, vorrei avere una serie di foto, se magari tutt'al più mi puoi venire incontro, visto che sono alle prime armi, io ti pago e tu, cioè, dovrebbe funzionare così, a meno che non si parta da un progetto in comune di un team, come ad esempio anche noi sviluppiamo i nostri progetti e in cui nessuno paga nessuno, ma c'è dietro comunque tutta una spesa non indifferente che noi andiamo a sostenere, perché la stylist ovviamente per sviluppare un progetto compra abiti, compra accessori, compra materiale di vario genere, la make-up artist per ottenere un certo tipo di make-up comunque sostiene tutta una serie di spese, e stessa cosa anche il fotografo, paga lo studio, paga questo, paga questo, quindi virgola, nel senso va bene fino a un certo punto, e quindi posso capire al massimo un lavoro pagato meno, un po' sottopagato, ma non in TF, perché è quello che sostanzialmente sta ammazzando il mercato del lavoro e sta ammazzando il nostro lavoro, perché ormai tutti lavorano così, è il giusto. Ok. C'è da fare un discorso, se è un commissionato da parte di una rivista, solitamente il fotografo insieme a, diciamo, al responsabile della rivista che si occupa di questo, quindi che possa essere, che può essere la stylist che lavora per che so, per Glamour o per qualsiasi altra rivista, o piuttosto la direttrice, dipende da chi, ogni rivista ha un proprio responsabile che si occupa di questo. Invece se è un progetto, diciamo, autoprodotto, che poi speri di pubblicare in qualche magazine, lì è diverso, perché si fa un discorso, appunto, come dicevamo prima, di squadra, dove ci si confronta e si prendono delle decisioni insieme, diciamo. Ovviamente
il fotografo è colui che, diciamo, ha la veste più del responsabile, diciamo, è come dire un po' il regista sul set, è come se deve appunto tenere sotto controllo tutto e accordare le parti, insomma. È un lavoro di squadra, però come in tutti i lavori di squadra c'è sempre comunque un ruolo che è alla fine quello che prende la decisione finale. No, in realtà mi sono occupata anche della parte legata ai capelli e sono state fatte tutta una serie di modifiche nell'insieme. C'è un trucco molto particolare che non credo si riesca a vedere, ma in realtà è un make-up molto particolare con una serie anche di accessori di vario genere che sono stati aggiunti da Yana, quindi dalla stylist, per rendere tutto molto più punk e molto più rock. Le scritte sulle mani, se poi la si guarda bene, è tutto un insieme. La scritta Cry Baby con la lacrima è stata fatta non con dell'acqua, perché l'acqua avrebbe in qualche modo sciolto il make-up, ma è con l'irio, quindi un make-up artist utilizza... In realtà c'è stato il momento in cui la modella era seduta sullo sgabello, io le ho tirato dietro la testa, ho schiacciato la lacrimuccia con il collirio e poi con l'agilità di un bravippo ho cercato mentre lui scattava. In realtà era metti la lacrima, zoom all'indietro e lui scattava. Poi ovviamente i capelli, abbiamo deciso di fare una cresta un po' particolare, che non è proprio una cresta ma doveva avere comunque un tocco glam, qualcosa di particolarmente anche un po' fashion. E poi sono lacchi per capelli, pigmenti di vario genere, io utilizzo un po' di tutto e laddove manca qualcosa me lo invento. No, l'elaborazione digitale è una parte fondamentale oggigiorno dell'immagine, perché noi fotografiamo in RAW, che sarebbe, chi di voi sa, non sa che cos'è il RAW? No, non so. Sapete tutti cos'è il RAW? No, comunque il RAW è il file grezzo, cioè e molte volte non mantiene tutti i dati, cioè è mantenuto grezzo proprio perché consente poi al fotografo, al costruttore, maggiore elasticità per cambiare l'immagine. Quindi se tu diciamo elabori un RAW in JPEG, quello che avrai è un'immagine scialba, un'immagine senza contrasto il più delle volte, perché è proprio un'operazione naturale per il fotografo di moda oggi prendere il file RAW e poi elaborarlo. Diciamo il RAW è proprio la fase di scatto e il principio. Dopodiché ci sono appunto le ore da perdere in post-produzione con appunto ad esempio per quanto riguarda la fotografia pubblicitaria è richiesta ad esempio una pelle perfetta e quindi devi fare tutte quelle correzioni della pelle affinché tutto risulti abbastanza plasticoso per avere, diciamo, un effetto di perfezione, no? Invece nella fotografia editoriale non è proprio così, perché appunto nella moda oggi diciamo che sta tornando molto di moda l'imperfezione, il fascino dell'imperfezione. Infatti assistiamo tantissimo a modelle con denti storti o sporgenti, oppure
con delle caratteristiche del volto ben accentuate, in particolare, no? Ovviamente poi ognuno si crea il proprio stile di post-produzione a seconda di come uno gradisce. Ci sono fotografi che esagerano di più, fotografi che preferiscono tenerla al naturale, ma anche quelle immagini che vi sembrano più naturali in realtà hanno dietro un gran lavoro di post-produzione, perché l'immagine scattata appunto sul file RAW non è bella, non è... devi avere veramente, penso, tutte le condizioni perfette per realizzare quell'immagine. È il sogno di ogni fotografo, penso, fare una foto di moda, parlo, non parlo di altro, dove non devi mettere mani e dici, cavolo, ho fatto una foto, me la devo buttare. Ma è proprio anche il limite del digitale, essendo digitale ha necessità di essere lavorato, non è come la pellicola, forse con la pellicola ci riusciva di più. Anche se anche con la pellicola in realtà si perdevano tantissime ore in camera oscura a lavorare sulla mascheratura, la bruciatura di un'immagine, appunto perché vuoi dare una tua visione sull'immagine. Molte volte anche l'immagine è perfetta, uno fa uno scatto perfetto con la stessa luce, con la luce perfetta, l'esposizione corretta e tutto, e poi decide in post-produzione che invece vuole un'immagine scura, vuole un'immagine con il micromosso, con il... perché tutto ti aiuta, diciamo, a raccontare quel tipo di messaggio che, o di concetto che vuoi raccontare. Quindi è fondamentale in quest'epoca saper usare benissimo. Assolutamente. Non lo dica. No, ma io non sono contro la Photoshop. La produzione piace moltissimo, è un laboratorio creativo. A me non piace l'idea che le persone hanno sul Photoshop. È photoshoppata, cioè, no, è un'immagine, è ben diverso. La realtà, la gente molte volte non riesce a rendersi conto che una cosa è un'immagine, una cosa è la persona nella vita reale, sono due cose totalmente diverse. Ma io penso che a quanti di voi, cioè io una cosa non riesco molto a capire, per voi la fotografia è la riproduzione della realtà o è l'espressione della vostra visione sulla realtà? Perché secondo me non esiste una fotografia realistica. Cioè, anche nel momento in cui il fotografo ha a disposizione un rettangolo, no? Tu selezioni una porzione dell'immagine, già lì tu cambi la realtà, perché tu dai cioè focalizzi l'attenzione solo su un particolare. Ma se tu ad esempio fai una foto dove croppi, fai un taglio dalla fronte in giù, già quello è un cambio della realtà. Già nel momento in cui il fotografo decide cosa includere e cosa escludere da un'immagine, già modifica la realtà. Quindi dal mio punto di vista non è possibile fare fotografie realistiche. Anche i fotografi di life, di guerra, in realtà facevano delle fotografie per sostenere un movimento politico, non riprendevano la situazione dal loro punto di vista. Anche un fatto di cronaca,
si può raccontare in maniera diversa e tu verrai spinto a, sarai spinto a credere che quella è la realtà e non c'è un inganno peggiore di questo. Questa è la realtà che ti racconta il fotografo, è quello che è inquadrato, come l'ha inquadrato, e la focale che ho utilizzato, perché se io fotografo con un grandangolo, cioè la focale corta, da vicino a una persona, io la cambio totalmente rispetto a una fotografia fatta con il teleobiettivo. Do una mia interpretazione su quella persona. In realtà noi ci siamo incontrati quasi per caso, per diciamo grazie a una serie di amicizie in comune con le quali io avevo collaborato più volte in passato, e quindi è stato un po' il caso. Diciamo che il truccatore al quale si affidava Niki forse in quel periodo non era disponibile, sono arrivata io e l'ho praticamente spazzato via e ho preso il suo posto, perché lui ha capito quanto sono brava e che non può stare senza di me. Confermo. Ah, ecco. Lo sto pagando profumatamente ogni minuto che passa. No, in realtà forse quello che ha creato questo team è stato probabilmente lo stesso gusto per un certo tipo di fotografia, un certo tipo di risultato finale. Abbiamo un po' tutti quanti lo stesso concetto di bellezza, lo stesso concetto di risultato finale in post-produzione, lo stesso concetto di pelle e di make-up e di outfit strutturati in un certo modo, e quindi forse questo ha fatto sì che ci trovassimo in qualche modo. È anche vero che noi tante volte ci ritroviamo poi tutti quanti insieme al trucco ad osservare la modella e a ragionare su come potremmo fare magari qualcosa di diverso. E quindi poi è bello perché ognuno dice la sua, ognuno porta la propria esperienza, la propria idea, e poi sulla base di queste idee, di queste proposte, poi ecco che esce questo risultato, che secondo me, scusate, poi magari passo per quella che se la tira un po', però è straordinario, è veramente molto molto bella. E quindi alla fine secondo me è questo che ci ha fatto scegliere e che ci mantiene comunque uniti come team, al di là poi di quella che è comunque il piacere di stare insieme come amici e non solo come colleghi. Questo. Io sono bravissima. Niente, sì, come ha raccontato Debbie, vabbè, con Iana diciamo ci siamo conosciuti in maniera diversa quando eravamo due studenti ancora. Niente, poi quello che crea un rapporto continuativo è appunto la capacità di superare insieme le difficoltà di volta in volta che si presentano. Quindi nuove sfide, nuovi traguardi raggiunti, pian piano ci si conosce sempre meglio. Quindi si riesce ad ottenere anche risultati migliori. Niente, importantissimo, veramente molto importante fidarsi reciprocamente, perché appunto se non si ha stima di un altro membro del team o di altre persone, cioè tipo può essere, che ne so, la foto editor non ha stima del fotografo o non ha stima della stylist, c'è tutto un rapporto concatenato dove persone che si stimano si scelgono. Come
come hanno già detto i ragazzi, la cosa più importante è essere sulla stessa linea d'onda, perché con loro ci capiamo. Per esempio, posso dire in una frase il concetto di progetto che voglio fare, sono sicura che loro mi capiranno e che i risultati vengano anche meglio che io immaginavo. E poi è importante anche avere la stessa visione di bellezza, perché siamo tutti diversi e anche per dire abbiamo gusti simili riguardo alle modelle, perché può darsi che per qualcuno la modella è bella, per un altro no. Qua abbiamo gusti simili, quindi questo aiuta. Sì, questo. Dipende da quello che vai a fare. Cioè, tipo, se quando mi è capitato di fotografare appunto per qualcosa in cui credevo, qualcosa che mi piaceva tantissimo, ti sembra, almeno per quanto mi riguarda soggettivamente, mi sembra di essere come un bambino che gioca a pallone, cioè proprio, cioè, non pensi al fatto che stai facendo un lavoro, stai facendo qualcosa che ti piace, che vuoi fare, che invece è diverso quando ti commissionano magari dei lavori un po' più noiosi, per me, parlo sempre soggettivamente, tipo a me non piacciono gli still life, cioè a me le fotografare gli oggetti è una cosa che mi intristisce, però che devo fare? Non è che ci si può tirare indietro, soprattutto se insomma è retribuito, perciò non lì senti quella differenza che di cui mi hai chiesto. Allora, esiste appunto questo sito di Vogue.it, non so se lo conoscete, PhotoVogue. Questa è un'ottima possibilità, perché innanzitutto chi seleziona il lavoro è la photo editor più brava che esista, e non lo dico io, ma è stata premiata proprio come photo editor dell'anno. È aperto a tutti i generi di fotografia, quindi sia che ti piace il reportage, sia che ti piace lo still life, appunto. E niente, e ti dà la possibilità di confrontarti sia con altri talentuosissimi fotografi, sia con appunto quello che è poi la scelta di un photo editor come Alessia Glaviano. E poi appunto se lì ci sono diverse categorie, cioè ad esempio la possibilità di essere inserito tra i best, cioè le fotografie più belle fatte su Vogue, no? Su Vogue. Questo a lungo andare a molti ha dato è stato proprio un trampolino di lancio, cioè nel senso si sono fatti notare, o Vogue stessa si è interessata e ha dato la possibilità a queste persone di lavorare. Poi esistono tantissimi magazine online che sono interessati appunto al mondo dell'arte, al mondo della moda, anche al reportage, ce ne sono tantissimi. Una delle cose, diciamo una delle poche cose buone che ha portato la fotografia nell'epoca, diciamo, del web è proprio questa, la possibilità, diciamo, di farsi vedere, di farsi notare sfruttando appunto quelle che sono le risorse della rete. Quello che è andato di contro è che appunto giocando su questo effetto della pubblicazione, molte riviste ovviamente ti chiedono il lavoro gratis, ok? Ti chiedono il lavoro gratis, in cambio appunto ti dicono però tu sei pubblicato, i brand vedono la tua immagine su queste pagine e quindi ti offrono la possibilità di lavorare anche per loro.